I nostri ricercatori hanno esplorato la vita di Altair ibn Lahad, sperando di trovare un modello positivo per i programmi di espansione globale dell'Abstergo. Purtroppo questo assassino rinnegato è ben lontano dall'esserlo. In buona parte dei video lo vediamo dileggiare allegramente alcuni dei tabù più radicati nella sua cultura, con un'arroganza che sconfina nel messianico. Altair! No! This is not our way! To burn a man's body is forbidden! Molti nostri ricercatori pensano che le argomentazioni del suo rivale, un uomo chiamato Abbas, fossero più chiare e persuasive dei grandi scorsi di Altair. Ho fatto richiesta perché si dedichino più risorse alla ricerca di un qualche discendente di Abbas, se ne esistono. Si evince che le trasgressioni di Altair furono la causa primaria dello sfacelo dell'Ordine degli Assassini alla metà del XIII secolo. Quindi consigliamo vivamente di ignorare la sua linea e favorire una personalità più gradevole e stimolante dell'epoca. I have now resumed the practice of dressing as a man, and have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been kept. How is he? Our three doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive.
Initiative, Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam, are you awake? What? Miriam, they're coming for me. Oh, is the guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Bartle, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. It's the spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Cell 7! Ben! Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I'm... I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years. And I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right. So how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again. Please? All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hon. Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. And Eileen, are you all right? Sorry, yeah. I'm fine. Just a little scattered. Vidic called my ex-husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be faster using Vidic's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes, just a few more adjustments, Signorin. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in. Ok, è passata qualche settimana dall'ultima volta.
devi scusarmi. Il fatto è che, vedi, per te sono pochi secondi, solo un veloce ascolto. Beh, ecco, stavo parlando di Clay, di Kaczmarek, il soggetto 16. Sai, quando sono caduto in coma in Italia e mi sono svegliato nella stanza dell'Animus, è stato così rilassante. Mi sembrava di essermi svegliato in uno strano sogno. Un sogno in cui non era successo niente di tutto questo. Mi sentivo pronto all'ennesima giornata da barista al mio vecchio locale. Una di quelle giornate passate a lamentarsi delle donne e a chiedersi cosa fare della propria vita. Ma poi ho visto Clay, seduto là. Mi è tornato in mente tutto, pezzo dopo pezzo. E quando mi ha detto di Lucy, io... Cazzo, lo sai. Fa male. Vedi, ho realizzato che l'avevo uccisa senza pensare né sentire nulla. Non in quel momento, almeno. Poi, man mano, ho ritrovato tutto. Tutti i ricordi di Ezio, di Altair, la prima civilizzazione, e poi, appena prima di svanire, Clay mi ha passato i suoi ricordi. A me. Mi ha mostrato tutto ciò che ha visto e vissuto. È stato breve, ma così intenso. Non credo di poterti spiegare. Ha visto momenti di Adamo ed Eva, della loro fuga per la libertà. Ha visto l'inizio e la fine della guerra tra prima civilizzazione e uomini. Ha visto Minerva e Giunone e Tinia che cercavano di fare i loro calcoli. O almeno è così che li chiamavano. Avevano degli strumenti, delle macchine potentissime, in grado di predire il futuro più probabile. Non che cosa succederà, ma quello che potrebbe succedere. Le probabilità. E così hanno investito tanta energia per cercare di capire quale sarebbe stato lo scenario più verosimile. Il loro e il nostro futuro. Alla fine credo che abbiano capito che io ero il candidato migliore a disposizione. Un tizio di nome Desmond che sarebbe vissuto all'inizio del XXI secolo della nostra era. Ma quale sarebbe stato il Desmond giusto? Vedi, si sa, la probabilità è una cosa strana. Gli esiti sono davvero imprevedibili. Di quale versione di me avevano bisogno? Di un Desmond che si sposa giovane e fa un figlio? Di uno che vive da single a New York? O del Desmond che se ne va a San Francisco a fare il cameriere? O forse di un Desmond che si mette a fare il tatuatore a Chicago? Oppure di me, senza che scappassi e lasciassi la mia famiglia così presto? La prima civilizzazione aveva l'imbarazzo della scelta, ma alla fine il fortunato sono io. Io sono il Desmond sbucato fuori dai loro calcoli. Il Desmond a cui hanno lasciato il loro messaggio. E devo convivere con questo onore. E che onore. Sono così stanco. Continuerò più avanti. Ciao.
Le nostre prime ricerche su Radonageddon si sono concentrate sul periodo dell'adolescenza fino ai 30 anni. Ma i ricercatori non sono rimasti particolarmente colpiti dai suoi modi pacati e dagli occasionali scoppi di folle violenza. Non ci sembrava un personaggio adatto a essere selezionato. Così ci siamo spostati sulla sua prima infanzia, pensando che l'America precoloniale potesse risultare più interessante. Come vedete, c'è un fascino ingenuo nell'innocenza di questo ragazzino. Purtroppo i nostri ricercatori hanno scoperto che la storia di questo giovane è anch'essa troppo problematica. Innanzitutto la preponderanza della cultura Mohawk non lascia spazio per raccontare le vere origini dell'America. E in secondo luogo, la lingua Mohawk presenta evidenti problemi per gran parte del pubblico. Pertanto riteniamo che sebbene i primi anni di Radonageddon possano interessare un pubblico più colto, è improbabile che abbiano successo su vasta scala. Sono troppo strani, insomma, per l'utente medio. Il nostro team suggerisce di scartare questo progetto. Thank you.
Speriamo che nessuno si accorga di queste mie scappatelle, altrimenti passerò grossi guai. E adesso inviamo i dati a Rebecca e Shaw. Non ho mai aperto la cartella dei messaggi. Quel bastardo con eterocromia. Grande Sheovan che abbia nasato qualcosa. Lasciamo stare. Come faccio a mandare un messaggio? Dal diario? No. Aspetta, queste voci prima non c'erano. Ah, hanno già ricevuto tutto allora. Bill. Chi cazzo è Bill?